Sprichst du Deutsch? Sprichst du ein bisschen Deutsch? Dai, kein Wort. Sono un po' ruggidito, cioè, mi piacerebbe, però non va. No, perché se, credendo. Alla fine della mia età ho detto, ma sarà bene che loro imparino quello che dico io. Quindi diciamo, sì, ho capito che vai a insegnare, ho capito. No, pensavo che appunto, essendo tu in Germania, un pochino ti manca menarsi. No, a parte gli scherzi. Io innanzitutto mi scuso per i 3 o 4 minuti di ritardo che ho avuto, ma sono purtroppo molto impegnato in questo periodo, perché nonostante io abbia sempre ritenuto fondamentale continuare ad essere sindaco, quindi ad amministrare dal primo all'ultimo giorno, proseguendo con la modalità che io ho avuto prima del Covid, non è molto cambiata la mia vita. Da ora che non stiamo, diciamo, stiamo uscendo dal Covid, oppure rimpiamo ad uscire dal Covid, incrociando le dita, bisogna sempre stare attenti. Però non è che io stia molto sentendo la campagna elettorale, però credo che accanto ad una situazione di attività ordinaria amministrativa che io ho fatto dal primo giorno e voglio intendere fare fino all'ultimo, ovviamente ci sono anche degli episodi come questo e come altri in cui si debba fare anche necessariamente la campagna elettorale. Perché dico questo? Io dico che il rapporto che ho avuto con Confindustria è stato un rapporto costante nel tempo, cioè ultimamente abbiamo concretizzato e approfondito alcuni aspetti tematici, anche proiettivi verso il futuro, penso al polo manifatturiero che io per primo ho inserito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ho presentato con vanto e con grande enfasi anche al Teatro dell'Industria insieme al Piano Generale congiunto di amministrazione comunale e provinciale come primo comune in Italia. Quindi, come dire, mi sono molto preparato e ho ben capito fin da subito cosa fosse il PNRR, che opportunità rappresentasse e quale possibilità di sviluppo avrebbe avuto sul nostro territorio se fossimo stati e siamo in grado di poter intercettare, potenziando l'ufficio progetti, potenziando il rapporto con le associazioni di categoria, migliorando il rapporto anche sulla sburocratizzazione con gli uffici, l'opportunità di rilancio congiunturale colossale, gigantesca. Noi abbiamo solo sul PNRR grossetano amministrazione provinciale, al netto dei contributi che proverranno dalla ASL e dalle associazioni di categoria, non voi perché voi siete stati insieme a Cineatrice, due associazioni che in realtà hanno già prodotto concretamente delle valutazioni progettuali efficaci che noi abbiamo già inserito nel PNR, siamo a 156 milioni di euro. Quindi noi pensiamo che con la ASL e con addirittura le contribuzioni che proverranno dal mondo agricolo, associato con la bonifica grossetana, sulla politica dell'invasa, tutta una serie di questioni che adesso non vi sto ad approfondire, potremo abbondantemente superare i 200 milioni di euro. Per ovviamente affrontare questo abbiamo proprio bisogno di quello a cui faceva riferimento il Presidente, cioè di uffici capaci di sapere immediatamente intercettare le finalità progettuali, sburocratizzare, avvicinare gli organismi intermedi rappresentati in questo caso da Confindustria ma insieme alle altre associazioni di categoria e riuscire in tempi brevissimi, vista la realizzazione anche che ci impone la comunità europea, a portare in esecuzione un esecutivo per la stragrande maggioranza dei progetti che poi hanno bisogno di essere traslati e riportati sul nostro territorio. Io credo che la mia campagna elettorale, la mia programmazione, il mandato elettorale si sintetizzi proprio in questo. Noi adesso abbiamo tutti questi soldi da spendere, recentemente a questi si sono assommati, anche se parte di questi fanno parte del Quinqua, anche i soldi del Programma Innovativo Nazionale della Qualità della Vita e che ci ha visti vincitori e primeggiare con menzione speciale al merito onore progettuale direttamente dal Ministro Giovannini. Su 271 comuni siamo arrivati ad essere menzionati in 12, però il bello è che Grosseto e non essendo città metropolitana, quindi non avendo una grande capacità di espansione sul social housing, che rimane molto il perno centrale attorno al quale si sviluppa il Programma Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare, siamo comunque riusciti ad attivare 15 milioni, poi attraverso una partnership pubblico-privata e il Fondo di Investire della Regione Toscana, ad arrivare all'attivazione potenziale che si deve concretizzare di 53,3 milioni di euro. Quindi abbiamo iniziato la nostra amministrazione avendo qualche progetto, neanche esecutivo, sul tavolino per quanto riguarda il bando per la messa in sicurezza e riqualificazione delle periferie, vincendole, arrivando nomi, e abbiamo finito conquistando il Quinqua su 271 comuni tra i primi 12. Un merito lo voglio rivolgere anche al governatore Draghi,
perché attraverso l'attivazione del complementary fund è riuscito, innestando 2,8 miliardi di euro, a maggiorare il plafond finanziario messo a disposizione dello sviluppo Quinqua, che inizialmente era di 400 milioni di euro, quindi consentendo la finanziabilità di 271 comuni a fronte ovviamente di molti meno che sarebbero stati finanziati. Quindi questo è già un qualche cosa di importante, lo dico perché io parlo di programmazione elettorale dicendo a tutti: basta che guardiate quello che ho fatto, continuerò a farlo, affinato e migliorando perché nessuno è perfetto e le risorse dei comuni non sono illimitate, e soprattutto punterò su questi progetti fondamentali, perché per quanto riguarda, ma dal vecchio stampo liberista, liberale, libertario di provenienza anche politica, io sono un civico ma ovviamente ho una chiara identificazione, credo che le medie imprese, le piccole, medie e grandi imprese rappresentino il sangue, la linfa vitale a tutti i livelli della nostra economia, in grado quindi di creare veloce occupazione, di migliorare i famosi milioni di posti di lavoro che qualcuno prometteva. Io credo che in effetti quella sia la strada giusta, perché quando l'imprenditore si sente sicuro, si sente protetto, si sente tranquillo, ha una forza propulsiva che gli deriva dalla passione, dall'amore delle cose che fa, dell'amore delle cose che mette appunto a disposizione della propria azienda, che diventa la sua vita, diventa l'estensione di se stesso, diventa l'estensione della sua personalità, ed è assolutamente impossibile contrastare l'avanzata dell'amore e della passione. Quindi io credo nell'impresa, credo nell'amore per l'impresa e credo nella passione che ne scaturisce. Ognuno di noi ha un'impresa, ama la propria impresa come se stesso, con la propria moglie e con il proprio figlio, e vuole vederla proliferare, crescere e diventare sempre più florida, dando occupazione, stabilizzando l'occupazione e soprattutto creando investimenti che poi possono avere anche ripercussioni positive sul nostro territorio. Questa è un po' la mia impostazione. Certamente abbiamo avuto uno stop importante, prima veniva fatto riferimento ad alcuni eventi che abbiamo organizzato ultimamente. Il Covid ha rallentato moltissimi processi, io non mi nascondo dietro il Covid, perché lo abbiamo gestito in maniera esemplare ed egregia, forti anche del fatto che siamo scarsamente antropizzati, comunque come territorio vastissimo, il quinto come provincia a livello nazionale, il primo della Toscana, tre volte la città di Firenze, quindi è evidente che anche il Covid abbia avuto meno facilità di attecchimento, però è anche vero che l'abbiamo gestita magistralmente, però questo purtroppo ha comportato un rallentamento sia sul sostegno finanziario che anche di idee agli eventi che sono fondamentali per l'attrazione turistica e per tutto quello che conosciamo. Torniamo però a noi, a quello che ci interessa e quello a cui ha fatto riferimento il nostro presidente di Confindustria. Voglio però ricordare, come veniva anche sottolineato, che quando Confindustria, durante il periodo delle restrizioni Covid, quando si parlava del metro 80, quando si parlava delle imprese che dovevano riaprire, quando si parlava delle assurdità a cui tutti noi siamo stati sottoposti, perché io non sono assolutamente contro anti-Covid, anti-vaccino, anti-Green Pass, non sono contro questo, però credo di essere veramente intelligente, e ci sono state grandissime contraddizioni o comunque sia delle stranezze colossali che tutti noi abbiamo vissuto. Cioè, in poche parole, avendo dimostrato la scienza, quindi il Comitato Tecnico Scientifico, l'OMS, che il massimo meccanismo diffusivo del Covid fosse la pubblica, i mezzi pubblici, quindi le tranvie, i treni e quant'altro, abbiamo controllato i ristoranti a cui si erano dati dei soldi, abbiamo controllato le imprese a cui si erano dati dei finanziamenti per gli stanziamenti, per le varie idee, per le varie condizioni, ma non abbiamo controllato quello che secondo me era da controllare. Questa è una piccola digressione, ma quando Confindustria ha chiamato, il Viale di Bologna è stato il primo a rispondere, perché sono stato il primo a dare dei suggerimenti insieme a Confindustria, raccogliendo tutte le sue istanze e tutte le sue rivendicazioni, andando contro quelle assurdità che mi sembravano essere appannaggio di alcuni ragionamenti governativi, non soltanto nazionali ma soprattutto regionali. Quindi la mia vicinanza a Confindustria, a parte il fatto che sono in Confindustria e che quindi è ovvio che io dica così, però l'ho dimostrata soprattutto con i fatti. Così come quando sono venuto a visitare delle aziende di Confindustria, affiliate a Confindustria, toccando in un periodo anche preelettorale dei tasti estremamente delicati che probabilmente chiunque altro non avrebbe toccato, perché sono stato comunque l'unico con la mia esposizione fisica a toccare ed affrontare, e ho cercato di arrivare fino in fondo creando le sensibilizzazioni sempre assieme a Confindustria, che tra l'altro poi, per esempio, penso a Veneto, mi sembra di aver avuto anche ragione, perché gli ultimi studi danno ragione a quello che ci siamo sempre detti. Quindi non ho bisogno io qui di venire a dimostrare quanto io sia vicino a Confindustria, una vicinanza che deriva anche dalla mia ex esperienza associativa, con Patricola, proprio in questa stanza, con Capone, il direttore, abbiamo fatto un contratto con i Casari
con l'industria di trasformazione lattiero-casearia che ha portato alla remunerazione più alta della storia della città di Grosseto e dell'Alto Vino. Quindi è una storia molto lontana e molto bella anche da ricordare. Quindi per quanto mi riguarda il potenziamento del tessuto economico, dell'attecchimento di impresa e di tutto quello che riguarda la creazione di opportunità di business fa parte proprio della mia mentalità di imprenditore e fa parte del mio modo sovrano. Purtroppo non sono un imprenditore, non sono soltanto un imprenditorino, via rispetto a voi sicuramente un imprenditorino, ma sono un sindaco e il sindaco ha dei limiti. Il sindaco può anche lavorare come ho fatto io 24 ore al giorno, ci può anche mettere tutto se stesso, però poi si scontra con i soldi che sono sempre meno, penso ai lavori pubblici che abbiamo nel 2007, la Tigna aveva 15 milioni all'anno a disposizione, penso al Covid, penso alla struttura, alla burocrazia sempre più pressante, ma anche lì ricordo, e questo va a vantaggio delle imprese, che noi siamo stati i primi a interpretare il decreto semplificazione rispetto al codice degli appalti che favorisce quindi le imprese valorizzando anche il principio di territorialità, addirittura in una situazione talmente esplosiva e talmente dirompente che io che sono presidente di provincia ho avuto la prima opposizione dalla provincia, oltre che averla votata dalla regione. Per poi invece arrivare al raggiungimento finale che è stata accettata la nostra interpretazione e fatto legge nazionale. Adesso stiamo lavorando proprio stamattina ad un ulteriore processo semplificatorio che favorirà ancora di più l'avvicinamento del percorso di assegnazione delle gare e degli appalti in maniera da rendere più snello proprio nell'ottica PNRR anche quello che è l'attecchimento di impresa valorizzando i locali. Quindi noi già stiamo facendo questo tipo di impostazione e questa cosa. Per quanto riguarda poi un'altra questione, secondo me importante, che è stata sfiorata nel ragionamento del Presidente, è anche il piano operativo. Il piano operativo rientra all'interno di quelle prerogative che servono di supporto anche allo sviluppo di impresa, perché come si muove una città, dove si fa costruire, a cosa si dà priorità rispetto allo sviluppo, rispetto all'altro, sicuramente determina una concatenazione di eventi, di circostanze che vanno anche o meno a favorire l'attecchimento di impresa o no. Per fare questo non facciamo altro che ripetere e continuare sul solco di quello che è sempre stato fatto, cioè massima interattività con le associazioni di categoria. Abbiamo creato l'assessorato alla percezione dei finanziamenti comunitari che ha raccolto oltre 25 milioni di euro in 5 anni. Non voglio fare paragoni con le precedenti amministrazioni, ma già siamo ben oltre quello che della precedente amministrazione fosse stato raccolto in 10 anni. Siamo riusciti ad avere anche un discreto successo, come dicevo, sul Pinqua. Abbiamo creato un tavolo del centro storico naturale e su questa strada intendiamo continuare. Ho già, per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, in quanto rivestente anche l'incarico in delega di assessore all'agricoltura, creato una cosa che potrei replicare, finalizzata proprio al potenziamento del rapporto con Confindustria e con le imprese a più ampio spettro, un nucleo, un tecnico di regia, una cabina di regia che ha velocizzato enormemente l'attecchimento delle imprese. Penso da Martino Rossi che ha avuto in 60 giorni le concessioni edilizie per poter consentire in pochissimo tempo, 6 mesi, di partire dalla fase progettuale per arrivare al taglio del mastro, quindi un centro di stoccaggio leguminoso. Potrei fare la stessa cosa e ammirei e amerei fare la stessa cosa potenziandola con Confindustria, perché è evidente che avendo gli 83 milioni di euro di bilancio, avendo io assolutamente un'antitetica voglia di aumentare la pressione fiscale sui cittadini, avendo ridotto la taglia del 15% per i domiciliari, del 27% in un quinquennio per le imprese, avendo ridotto e dimezzato la cosa, triplicandone la possibilità di fruizione in epoca Covid, ma allungando per oltre un semestre anche dopo, e avendo ridotto l'aliquota IMU, io ho dimostrato con i fatti, tranne che per la quanto presidente di provincia sulla cosa De Carrà e Maria, un'altra storia che ovviamente non, se volete la approfondisco, ma è un'altra questione di non volere assolutamente, per quanto riguarda l'imposizione tributaria e fiscale comunale, vorrei prendere ancora più per ottenere dei risultati. Quindi i risultati si ottengono molto semplicemente migliorando il rapporto con la regione toscana, che io comunque grazie al presidente Ciani ho ottima, perché il presidente Ciani, ve lo voglio raccontare, andai il 3 di dicembre con Maurizio Coppi, presidente di Castellanzani, sulla Strozzese, la strada, avendo fatto un sopralluogo, a chiedere di finanziare, altrimenti sarebbe stata marginalizzata da quella parte importantissima del nostro territorio. Era il 3 di dicembre, il 23 di dicembre, articolo 5 dello scostamento di bilancio, Ciani metteva 1 milione di euro su questa questione, così come tutte le questioni inerenti, quello che riguarda le strade di 8 km di Principina a terra, ma non soltanto, penso a Scuole Bassa, a Cernaia, che sono tutte strade ex Estap, e adesso con la regione toscana stiamo migliorando, lavorando per poi mettere a posto, che era la
assorbire il patrimonio, così come abbiamo fatto ad esempio con la strada degli Cucciolai. Quindi sono tutte cose che noi già abbiamo attivato. Avere rapporti ottimi con la Regione Toscana è determinante, perché non si può assolutamente credere, e chi dice che io pensi così in mente, sapendo di mentire, che un comune oggi nell'anno 2021 possa sopravvivere senza Regione Toscana, senza alleanze anche sindacali all'interno del territorio provinciale e senza interagire direttamente con la Nazione Italia e soprattutto con la Comunità Europea. Proprio stamattina avremmo avuto, che purtroppo è stato per una convocazione speciale previo del Consiglio dei Ministri che avrà luogo il giorno mercoledì, il Ministro Gelmini, che è un nostro non diretto con il quale io sono molto in contatto, che è molto mia amica, perché gli avrei dato in mano, e spero di poterlo fare venerdì, perché mi piacerebbe dare questo segnale, il nostro PNRR congiunto. Lei è l'unico membro permanente che sta all'interno della Commissione PNRR, tutti gli altri ministri ruotano e ha messo un occhio di riguardo proprio nella nostra città di Grosseto e nella nostra progettualità. Questo è un fatto importante, purtroppo mi sarebbe piaciuto, io sono Romino De Sempi, fare un selfie con il ministro Gelmini stamattina, ma ho avuto questo contrattempo che è semplicemente una procrastinazione, probabilmente a venerdì, e comunque sia a dopo che io avrò ovviamente vinto le elezioni e sarò di nuovo sindaco nel secondo mandato, la prima cosa che farò. Quindi io non vedo l'ora di avere a che fare con voi, non vedo l'ora di avere a che fare con gli imprenditori, con gli industriali, con chiunque porti ovviamente quella passione, quell'amore, quei soldi, quegli investimenti che per me sono fondamentali, perché altrimenti senza di voi io non potrei niente. Se non si instaura la partnership pubblico-privata, come abbiamo fatto con il bando delle periferie, come abbiamo fatto con il Tinqua e come promettiamo di fare anche con Confindustria all'interno del PNRR sul polo manifatturiero, non si va da nessuna parte. Quindi se uno vuole rimanere a Grosseto e rinuncia a fare il candidato governatore della Regione Toscana per 7 volte consecutive che gli hanno chiesto ufficialmente, per rimanere sul territorio e continuare il suo mandato, perché crede che il territorio abbia bisogno di continuità amministrativa, soprattutto in questo momento, credo che già di per sé, se uno si ferma un attimo e riflette su questi aspetti, già ha le risposte che voi volevate avere. Ovviamente mi sono messo in gioco, fare il sindaco è una cosa difficilissima, molto spesso ingrata, ma io credo in quello che ho fatto e soprattutto credo in quello che potrò fare in futuro. Stamattina proprio, anche se il Presidente faceva riferimento non alla scuola di secondo livello, ma alle scuole medie sull'orientamento scolastico, stavo parlando con l'università per fare in modo di poter stabilire e attivare una serie di contributi, perché un altro dei miei sogni è creare una cittadella dello studente, dell'universitaria importante, e la rifunzionalizzazione del carcere di Via Sappi, ma tante altre situazioni come l'aver portato sul territorio 8 corsi ovviamente universitari va in questa direzione, e quindi a me piacerebbe poter dare dei contributi ai giovani che venissero a studiare a Grosseto, così come dare un contributo a tutti ai giovani che venissero a studiare all'interno del centro storico e lì albergassero. La stessa cosa molto semplicemente si può replicare anche per l'orientamento delle scuole medie, nessun problema, basta mettersi d'accordo, incontrarsi con l'assessore ai servizi educativi o comunque siano dei dirigenti, fare una riunione e si va subito in quella direzione. Non vi nascondo che io, insieme alla Regione Toscana, su suggerimento di alcuni miei collaboratori, in poco tempo abbiamo creato un ITS sulla pelletteria e conceria, perché il mercato dimostra, pensiamo a Gucci, pensiamo a tante grosse marche, che c'è bisogno di questo tipo di settore, che praticamente i giovani uscenti da questo tipo di studi di perfezionamento potrebbero essere immessi nel mercato e arrivare a guadagnare dai 4 ai 12 mila euro al mese immediatamente. Abbiamo fatto l'orientamento universitario e abbiamo purtroppo dovuto riscontrare che su un minimo di partecipanti, di iscritti, di 25 persone, in notizia di oggi siamo arrivati a 13, e tu dovresti sapere questa cosa perché insieme a te abbiamo fatto questo, un altro dei risultati ottenuti grazie alla collaborazione con Confindustria e con il direttore Mascagni. Quindi di cosa io vi posso parlare delle cose che abbiamo fatto, ma non vi voglio rimpopolare il cervello o chissà che cosa dirvi per farvi credere che sia opportuno votare. Basta vedere come ho agito, come sono stato al fianco delle imprese e come mi sono esposto a tutti i livelli quando c'è stato bisogno, compresa quella volta in cui io, super europeista convinto, proveniente dal mondo agricolo, per 2 euro ho emanato la bandiera europea, perché in quel momento la Comunità Europea ci prendeva in giro, la von der Leyen rideva di noi, la Lagarde della BCE diceva cose strampalate, e grazie a quel tipo di gesto, che poi ho subito riposto perché io credo nella bandiera, sono un ex militare, ma soprattutto credo nella Comunità Europea, si è attivato tutto un meccanismo di moltiplicazione, di replicazione di alcuni gesti che io ho fatto partire di tanti sindaci, e Conte ha detto: stiamo attenti perché i sindaci si stanno unendo sempre.
E siccome è tutto sulla groppa dei sindaci, sono massima autorità di protezione civile, massima autorità sanitaria, massimo tutto, però vengono sempre schiaffeggiati e mai ringraziati, oltre ad avere una remunerazione ridicola dei rischi che corrono, se sarà di sindaci l'ultima casamatta del territorio, qui è veramente un casino. La settimana dopo, casualmente, la von der Leyen annunciava una potenza di fuoco di 750 miliardi di euro e l'Italia è stata percettore di 191 miliardi, a cui poi si sono aggiunti complementari fondi, sostegni, Rescue EU e quant'altro, che comunque sia sono stati un'importante vittoria della nostra città. Sulle infrastrutture parlate con la persona, e tu lo sai meglio di chiunque altro, che più di ogni altro si è avvicinato alla concretizzazione del tratto autostradale. Qualcuno di voi si ricorderà che inizialmente era in opposizione, perché il progetto che inizialmente fu presentato e portato alla nostra attenzione era ridicolo, e chi non ci crede o non se lo ricorda lo invito a guardare la registrazione su YouTube del consiglio che io convocai aperto apposta per spiegare ai cittadini come io fossi intenzionato ad accettare, a lottare, a perorare la causa dell'autostrada sul nostro territorio, ma come vi fossero tanti elementi a livello concettuale di vasti, via, paesaggistico, di tutela, tali che bisognasse assolutamente lavorarci su, osservare ed integrare. Cosa che fu fatta, arrivammo alla chiusura della conferenza dei servizi, il giorno prima parlai con il sottosegretario Mancini che mi parlò anche di mettere a disposizione 36 milioni di euro, io infatti non ci credetti e feci bene, per fare un raccordo anulare per sgravare la nostra città dal traffico pesante. La mattina, quando andai già salito in macchina, mi chiamò un amico che partecipava alla conferenza dei servizi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e mi disse che il Del Rio della Morte, articolo sul Corriere della Sera, aveva inserito la tecnica nel progetto. Sfumate 8 mesi di lavoro e lì sfumate il suo basimento, perché è incredibile rendersi conto come a Roma lavori, no? Perché tutti voi andate a Roma, tutti voi sapete di Roma, c'è il ministerio, cioè la vera politica si fa nei territori, questo lo dico tranquillamente, perché veramente in quei meandri ministeriali ci si perde e c'è veramente una grande, molto spesso, vaghezza e superficialità. Ho partecipato insieme a Riccardo Breda al progetto Siclus e Tuvavanti, ho presentato tutta una serie di osservazioni e anche di dimostrazioni che molte delle cose che erano state richieste dal Siclus e Tuvavanti, che in realtà io le stavo facendo, le avrei fatte a stretto giro di posta. Io più che dimostrare tutto questo in questi anni, onestamente non posso dirvi di più. Vi dico semplicemente che io ci sono, che la battaglia, vista anche l'esito della nomina commissariale che sembrava esserci, e io pur essendo un italiano convinto, questa volta purtroppo ci sono rimasto un pochino male, perché sembrava che finalmente il commissario ci nominasse, sembrava che finalmente l'attenzione sul nostro territorio arrivasse, e in realtà così purtroppo non è stato. Quindi sia io che Breda, ma soprattutto anche Gianni, siamo stati tutti colti dal sommo basimento, e io vi metto battaglia proprio su questo e chiedo anzi alle associazioni, magari una volta che ci sarà il nuovo sindaco, di stimolare anche questo tipo di attività, e vedrete che, come io ci sono sempre stato fin dall'inizio, ci ho lavorato insieme a voi forse anche di più, perché ho partecipato personalmente a tutti i tavoli di lavoro che si sono fatti per le osservazioni e il recepimento delle stesse, sarò anche in questo caso al vostro fianco. Per quanto riguarda il discorso delle scuole a cui faceva riferimento, ho già parlato, non credo sia un problema, anzi è molto intelligente, perché uno dei problemi dei giovani di oggi è che poi non sanno dove andare. Quindi l'orientamento, il potenziamento dell'orientamento scolastico, anche di livello base, secondo me è qualcosa di funzionale, di importante, su cui facilmente si può lavorare con una semplice riunione di indirizzo che poi trova ovviamente uno sbocco in varie altre cose che non hanno, dal mio punto di vista, essendo ormai 5 anni al ministro, alcuna difficoltà ad essere portata in implementazione. Grazie a tutti.